riprendiamo quest'ultimissima fase insieme. Abbiamo un paio d'ore ancora, scarse, e abbiamo tre argomenti principalmente da affrontare. Sono tre proposte ulteriori di approfondimento. In realtà, appunto, questi sono dei focus rispetto a temi che magari abbiamo tangenzialmente toccato nelle ore che abbiamo già passato insieme, ma che mi sembravano utili per approfondire ancora la questione. Allora, la prima cosa di cui vi voglio parlare è proprio questa. Sono 10 suggerimenti, il decalogo, legato a cosa noi possiamo fare nei confronti del nostro donatore, del nostro sostenitore. Il donatore, abbiamo bisogno di lui, ma anche lui ha bisogno di noi. Cioè, sempre per mantenere viva quella logica per cui noi dobbiamo comunque considerare dentro di noi, ma anche fuori di noi, il rapporto con il donatore. Noi ovviamente abbiamo bisogno del suo sostegno, ma lui ha bisogno di noi perché vuole essere parte del nostro progetto. Vuole essere parte delle nostre decisioni, vuole essere parte del processo che sviluppiamo e realizziamo. Perché magari vuole anche darci dei suggerimenti, magari ne ha suggerimenti per noi, ha delle competenze il nostro sostenitore, o anche semplicemente un punto di vista. Noi stessi, questa mattina, ragionando sul nostro ruolo, grazie all'intervento suo, di cui scusami, non ricordo il tuo nome. Ecco, grazie all'intervento di Rossana, che è donatrice, abbiamo capito come il donatore può interpretare ciò che l'organizzazione fa per lui, le informazioni che fornisce. Allora, noi al donatore possiamo ovviamente inviare un ringraziamento scritto a mano. Allora, il discorso è che questo decalogo di suggerimenti non è in ordine crescente di importanza o di valore, lo dovete decidere voi qual è il valore da dare a queste singole cose. Ovvio che ciascuna di queste azioni deve essere, secondo me, graduata e giustificata dall'intensità del sostegno che il donatore porta. Okay? Quindi un ringraziamento scritto a mano è molto importante perché è un frutto della nostra elaborazione, è una testimonianza unica, univoca, diretta proprio a lui, dove magari rispondiamo anche a questioni che lui proprio ci ha posto. Noi dobbiamo tenere presente quali sono gli interessi maggiori delle singole persone che ci sostengono e possiamo dargli un rendiconto. Non c'è bisogno di scrivere un poema, basta anche una paginetta, il ringraziamento motivandolo perché con la sua contributo e donazione noi siamo riusciti a realizzare questo pezzettino e lo teniamo aggiornato e gli diciamo qualcosa in più rispetto magari alla comunicazione ufficiale che noi faremo a tutti quanti, ma proprio a lui dedichiamo un paragrafo in più. Lo scriviamo a mano perché proprio il gesto di prenderci il tempo necessario a scrivere a mano è di grandissimo valore. Possiamo fare ancora di più, non so se questa cosa poi torna, possiamo addirittura non solo scriverlo noi come staff dell'associazione, ma fare scrivere questa lettera al nostro presidente, o insomma dalla personalità più in vista, dal testimonial più in vista interno alla nostra organizzazione. Questo ha tantissimo valore. Possiamo, e lo abbiamo anche questo visto, invitare il donatore a uno staff meeting. Magari qualcuno di questi donatori ha interesse a entrare proprio a vedere gli ingranaggi della nostra organizzazione, nella realizzazione dei vari progetti, e allora organizziamo magari un open day, una giornata in cui due o tre o quattro donatori, vediamo quanti riusciamo a gestirne durante una riunione di staff su un tema di loro interesse, allora li invitiamo. Prepariamo questa cosa col giusto anticipo, di modo tale che loro possano essere presenti e disponibili, e diciamo, allora noi facciamo la riunione proprio su questo passaggio che è un po' delicato, sul quale tu avevi chiesto informazioni e ti interessa maggiormente. Vieni, volentieri ti ospitiamo, poi anche, cioè, ovviamente con diritto di parola, interagiamo insieme. Questo, anche questo, ha molto peso per continuare a cementare il legame. Possiamo pensare al calendario della relazione tra noi e il donatore e individuare quindi dei momenti speciali
in cui mandargli un messaggio, anche solo una nota. Se abbiamo il suo numero di cellulare, ci ha dato il consenso a inviargli qualche volta un SMS, magari anche solo un SMS, che ha un bel peso. Una piccola mail, un messaggino su Facebook, un tweet dedicato, insomma, qualcosina. Le ricorrenze che io suggerisco sono, per esempio, la ricorrenza di una donazione importante. Se lui ci ha fatto una donazione di una certa consistenza, una cifra diversa da tutte le altre, insomma, noi ci ricordiamo di quella ricorrenza. Guardate, un anno fa, noi ce lo ricordiamo benissimo quello che hai fatto per noi un anno fa. Ti vogliamo ringraziare a un anno di distanza, 2 anni di distanza, eccetera. Possiamo tenere a mente, ovviamente, il suo compleanno e mandargli una comunicazione al giorno del suo compleanno, che sono sì degli auguri sentiti, probabilmente sentiti, ma anche se non lo conosciamo di persona, è un momento in cui noi ci vogliamo ricordare di lui. Anche noi vogliamo essere considerati tuoi amici, così come i tuoi amici ti fanno gli auguri, te li facciamo anche noi. Magari possiamo anche dedicare una strategia di comunicazione proprio a questo percorso compleanno. Io ho citato spessissimo questa onlus americana che si occupa di pozzi, insomma, di trivellazione di pozzi, per dotare di acqua pulita, insomma, acqua buona, paesi nel sud del mondo, sia in Sud America che in Africa, e loro nella strategia di compleanno sono imbattibili. Loro hanno fatto dei video su YouTube molto brevi dedicato al compleanno, in cui tutto lo staff, sono almeno 50-60 persone, a gruppi di due o singoli, eccetera, hanno fatto qualcosa di speciale per i loro donatori. Hanno fatto un video, chi canta la canzone, chi ha preparato una torta e la fa vedere nel video, chi improvvisa un balletto, chi, insomma, si sono inventati delle cosine creative, dei piccoli video. Ovviamente non sono dedicati un video a una persona, ma ad alcune persone. Ne hanno prodotti una trentina, tutti diversi, e a seconda del periodo, che ne so, i compleanni da gennaio a marzo hanno mandato il video uno o due. Poi gli altri, eccetera, eccetera, nel corso di un anno hanno ringraziato nel giorno del compleanno i loro sostenitori così. E sono dei video molto belli, molto creativi, in cui lo staff materialmente si fa portavoce dell'augurio. Ed è una cosa che ha funzionato molto. Ovviamente su donazioni di alto livello, e se i nostri progetti lo consentono, è possibile intitolare qualcosa a un donatore ancora in vita. Possiamo intitolargli uno spazio fisico, possiamo intitolargli un programma di iniziative. Penso, di solito, ad esempio, nell'ambito dell'università, si dà il nome di un sostenitore a un ciclo di lezioni, alle lectures. È un modello statunitense che anche nelle università italiane viene utilizzato. Comunque, se ci sono degli approfondimenti importanti e se sappiamo che questo donatore ha a cuore magari l'incremento della formazione, l'approfondimento su certi temi, possiamo organizzare gli incontri a nome del sostenitore, con i cui denari riusciamo a realizzare proprio questi incontri. Oppure una sala, la famosa targa, no? Intitoliamo anche in vita. Poi non lo so, possiamo intitolare anche cose più piccole che ci servono un po' di più. Poi è chiaro, non dobbiamo usare il nome di un donatore, è una materia un po' delicata. Così a casaccio mi viene in mente che se nel progetto degli orti tu intitoli una zappa a un donatore, magari lui non è felicissimo, ecco, di averla intitolata. Quindi dobbiamo un attimo capire se è opportuno o no. Però dare il nome è un sintomo di grande attenzione. Vogliamo che lui sia sempre con noi nei luoghi che noi frequentiamo e nelle iniziative che noi portiamo avanti. Ovviamente ci sono tutti i benefit anche, fra virgolette, un po' più materiali, come abbiamo detto, no? Sono sia immateriali che materiali. Uno sconto o un premio a un donatore fedele, faccio per dire, noi abbiamo modo di fare dei gadget, di produrre dei gadget, a un donatore che è con noi da 4 anni, 5 anni, allora grazie per la tua fedeltà, per i 5 anni passati insieme, questo è un buono sconto per acquistare tutta la gadgettistica legata alla nostra organizzazione. Acquisto che in realtà è sostegno, perché acquistando noi aumentiamo i fondi a disposizione. Oppure un premio, come nel caso della lotteria. Io so che anche qui a SEPIC c'è una lotteria su sottoscrizione. Ebbene, la sottoscrizione è la donazione e ci sono dei premi. Qua non colleghiamo la fedeltà, perché la mettiamo a disposizione di tutti, non solo da chi ci segue di più. Però anche quella è una premialità che possiamo utilizzare. Possiamo utilizzare internet e costruire un forum per i donatori, perché sempre alla ricerca di quelle similitudini nella mischia, nelle nicchie che compongono la mischia, probabilmente più di un donatore ha la stessa curiosità. E allora, se gli diamo la possibilità di confrontarsi tra loro, questo è un momento in cui magari i donatori stanno tra loro, non hanno
un diretto dialogo con i membri dell'associazione, gli operatori sul campo, però si confrontano, affrontano insieme dei temi che hanno in comune a tal punto che hanno deciso di sostenere la stessa organizzazione. Possiamo anche qui creare delle occasioni per loro, per confrontarsi, conoscersi e alimentate da noi, possono mantenere il sostegno. Come dicevamo, il compleanno nella ricorrenza di una donazione oppure nella ricorrenza della vita privata. Magari è successo che qualche donatore, succede spesso, abbia fatto delle bomboniere solidali, oppure abbia fatto delle donazioni in occasione di un matrimonio, di una laurea, di qualche evento speciale. Bene, noi segniamo qual è la ricorrenza e compleanno, anche della vita privata, quindi compleanno, laurea, matrimonio, qualcosa del genere, noi ce lo ricordiamo e l'anno dopo diciamo noi ci siamo ricordati di te, tanti auguri, è un anno alla laurea, questo importante traguardo, l'hai voluto condividere con noi, noi ti ringraziamo, speriamo che la tua carriera proceda, eccetera, eccetera, facci sapere qualcosa di te, eccetera, eccetera. Quindi anche lì lanciamo sempre un amo, non limitiamo la comunicazione. Facciamoci dire prego, cioè facciamoci dare qualcosa indietro, facciamogli sempre una domanda, manteniamo vivo il rapporto. Invitiamo un donatore a parlare di sé. Oh, i donatori spesso hanno come i nostri membri, come i beneficiari delle nostre azioni, anche i donatori hanno delle storie da raccontare. E facciamoglielo fare, diamogli l'opportunità, invitiamoli e gli chiediamo: raccontaci come sei venuto a conoscenza della nostra organizzazione. Fallo sapere magari ai nuovi volontari che ancora non ti conoscono. Tu sei un sostenitore che sta con noi da un po' di tempo, ci sono dei nuovi volontari, allora abbiamo proprio bisogno di raccontare a 360 gradi la nostra organizzazione. Come funziona, come lavora, chi ci sta dentro lo sanno già perché ci conoscono. Magari non conoscono così bene i donatori. E allora vieni, raccontaci qualcosa di te, avrai di fronte a te una platea interessatissima di volontari. La tua storia di donazione è una storia per noi importantissima. Magari noi non ce la ricordiamo neanche così bene, quindi ci è utile ancora per rinnovare e ritrovare dei punti d'aggancio per il futuro. Le foto dei donatori nella sede, questa cosa l'abbiamo già citata ieri. È bello se c'è qualche evento particolare, documentare questo evento, documentare la presenza dei nostri sostenitori e tenerli sempre con noi nella nostra sede. Qua sulle pareti vedo foto di persone, probabilmente queste persone, oltre a essere i partecipanti a questo evento, qualcuno è anche un socio, un sostenitore dell'organizzazione. Quindi teniamoli con noi, documentiamo la loro vita insieme all'associazione. Menzioniamo i donatori chiave nelle newsletter interne, questo vuol dire che tutta l'organizzazione deve essere al corrente di come si chiamano, di chi sono i sostenitori principali, perché così in tutte le occasioni di incontro si abbia ben presente chi si ha davanti. Tutta l'organizzazione deve essere impegnata nel fundraising, anche questo forse non è venuto in maniera così evidente, però non è solo il fundraiser nella sua stanzetta con il suo database che lavora su queste cose, sulle relazioni. Tutta l'organizzazione deve essere responsabilizzata e deve massimizzare il suo impegno in direzione di mantenere questo rapporto. La conoscenza con i sostenitori non è patrimonio solo di poche persone, può esserlo di tutti. E allora, chi sono i donatori importanti, chi sono i donatori chiave? Devono saperlo tutti. Questa nozione deve essere condivisa. Chiedere ai donatori consigli su come migliorare, anche questo è affiorato diverse volte. Se non sappiamo dove andare, se abbiamo qualche dubbio, qualche perplessità, interroghiamoli. Loro sono affezionati alla nostra causa tanto quanto noi, hanno deciso di sostenerla. E se abbiamo qualche dubbio, abbiamo tutto il diritto di chiedergli un consiglio. E loro, secondo me, ce lo daranno, è già successo, né secondo me è successo, ce lo daranno con grande piacere. Perché dare consigli piace, perché ascoltare. Dal nostro punto di vista, ascoltare punti di vista differenti può aiutarci molto. Possiamo chiederlo in maniera esplicita, oppure possiamo fare delle indagini, delle piccole indagini interne, dei piccoli questionari. C'è una decisione nuova. L'associazione, stiamo valutando, per motivi che ti raccontiamo, stiamo valutando l'ipotesi di cambiare sede. Stiamo valutando alcune opzioni. C'è l'opzione A, l'opzione B, un quartiere, un altro quartiere, servizi, non servizi, più grande, meno grande, una stanza in meno, una stanza in più per farci che cosa, abbiamo alcune idee. Costruiamo cinque semplici domande e mandiamole ai nostri sostenitori. Ci daranno dei dati molto importanti e molto utili e magari ci daranno da questo punto dei suggerimenti. Ma guardate che magari se cercate una sede in quella zona, c'è mio cugino che affitterebbe questa cosa. Insomma, sbucano delle notizie, sbucano delle informazioni.
interloquiamo molto con i nostri sostenitori. Annuncio per ringraziare i donatori sui mass media, questa cosa succede spesso in occasione di eventi, di grossi eventi, lo si fa principalmente con gli sponsor per dare un ulteriore momento di visibilità agli sponsor, ma perché no anche agli individui. Ora, valutate se è opportuno mettere nomi e cognomi. Potrebbe anche essere sufficiente mettere solo il nome di battesimo, fate l'elenco di tutti i donatori e fate una bella pagina, se avete le risorse acquistatela, se non avete risorse per acquistarle valutate in un sistema di collaborazione con i mass media di carta, sto pensando. Se magari gli facciamo due o tre pubblicità, la quarta ci regalano un pezzettino di pagina come spazio pubblicitario, eccetera. Insomma, valutate se ha senso sulla carta, su internet lo si può fare benissimo con gli strumenti che ciascuno di noi ha. In televisione, secondo me, è un po' più difficile. In radio un elenco di nomi funziona meno. Insomma, comunque, cerchiamo comunque il modo di utilizzare anche la comunicazione sui mass media se è del caso per ringraziare i sostenitori. Ripeto, in occasione di eventi, a conclusione di un evento è andata alla grande grazie a elenco di nomi. Nel mondo profit questa cosa funziona molto. Io mi ricordo, per esempio, non lo so, negozi che festeggiano un anniversario importante e ringraziano la clientela e invece di usare la formula generica della clientela magari mettono tutto un elenco di nomi di persone che chi mi conosce lo sa, il solito discorso è questo, anche solo il nome di battesimo però viene riconosciuto. E loro sono molto contenti di vedersi ringraziare anche in questo modo. Note personalizzate di un leader o di un operatore sul campo. Questa cosa è un po' simile alla lettera scritta a mano dal presidente, o è una comunicazione ancora più personalizzata, ancora più pratica, soprattutto dall'operatore sul campo. Io ricordo che una delle tante comunicazioni di credo fossero no, sia Save the Children ma anche Medici Senza Frontiere, loro utilizzano molto l'operatore sul campo. È una lettera scritta dal medico che sta nel campo X, ha avuto una lettera magari uguale con la foto della persona che sta scrivendo, ho avuto una giornata impegnativa, oggi abbiamo fatto questo e quest'altro, c'era il programma vaccinazioni, abbiamo dovuto fare 300 chilometri per andare fin nei villaggetti sparsi, e fine giornata, sono molto stanco, è stata molto impegnativa, ma non potevo andare a dormire senza scriverti due righe di ringraziamento. Grazie al tuo sostegno il progetto sta andando avanti, abbiamo raggiunto X soggetti vaccinati, abbiamo eccetera eccetera. Sul campo è molto utile dare voce a chi materialmente realizza il progetto, per rendere partecipe, viva nell'immaginazione, insomma, del sostenitore cosa sta realmente succedendo. Nota personalizzata o foto di un beneficiario, anche questo fa il paio. Quante volte nelle richieste di donazioni o nei ringraziamenti, meglio ancora, per esempio sul sostegno ai bambini, c'è la foto del bambino o è lo stesso bambino, c'è una simulazione del bambino che ringrazia per il beneficio che ha ottenuto. Quindi anche qui tante immagini e personalizzare il più possibile, cioè ricordarsi quale progetto, a quale aspetto del progetto il nostro sostenitore ha voluto dare il suo contributo e da quell'aspetto del progetto partire per personalizzare la nota. Qualcuno ha voluto regalare, ha sposato il progetto, la parte di progetto orto sui semi, e allora magari trovare uno spunto per personalizzare quella cosa lì. Qualcuno ha preferito dare un sostegno per un pezzettino di progetto diverso, la libreria piuttosto che i libri, allora la libreria piuttosto che i libri, grazie al tuo sostegno sosteniamo i libri, non so, cioè insomma queste cose, gli aspetti di personalizzazione sono molto semplici, nel senso che abbiamo a disposizione tutto quanto, ok? Mi pare che siano... Vi è abbastanza chiaro? C'è qualcosa che può essere ulteriormente detto sui modi di ringraziare? Facciamolo, perché davvero quello è fondamentale. Dunque, una parte un po' noiosa, ma che spero di riuscire a trattare in una mezz'oretta al massimo. Come sempre interrompetemi se non vi è chiaro, se avete da aggiungere, se avete da dire il vostro punto sulla questione. Il caso. Allora, qua non ci sono
Ancora quindi donatori e le persone. Facciamo ancora un passo di nuovo indietro e andiamo all'elaborazione del nostro progetto, o meglio della nostra richiesta di sostegno. Affrontiamo questo tema che ha a che fare sia con l'organizzazione interna della nostra struttura, della nostra associazione, in ottica di raccolta fondi, ma anche in ottica di chiarificazione del nostro operare. Che direzione prendere? Come lavorare al meglio? Come strutturare i progetti nel modo migliore per poter far sì che questi progetti vengano sostenuti dagli individui. Come far sì che i documenti che dobbiamo preparare siano molto orientati al donatore, al fundraising, eccetera. Il caso, quindi. Il caso non a caso. Io ho una passione particolare per il caso della raccolta fondi. Perché il caso è insieme mission incarnata, tradotta in azioni operative. Ed è un bel momento per capire se ci stiamo sbagliando, se abbiamo capito bene qual è la direzione. È un bel momento di approfondimento. Molto materialmente la definizione classica del caso. Il caso è la serie delle motivazioni per cui un'organizzazione non profit richiede un sostegno e merita un sostegno, perché non ci dobbiamo limitare al momento della richiesta, dobbiamo anche dimostrare che siamo noi quelli giusti che si meritano il sostegno. Quindi nel caso ci deve essere tanta attenzione a raccontare qual è il beneficio, chi sono i beneficiari, qual è il bisogno a cui noi dobbiamo dare risposta. Dobbiamo considerare che è la nostra sfida per meritare il sostegno delle persone a cui ci rivolgiamo. Meritarlo noi in un contesto di grande concorrenza, come ci siamo detti più volte, in cui tantissimi raccolgono denaro e di questi tantissimi una buona parte raccoglie denaro su cose simili. Su cose simili, sì. Allora perché ce lo merita? Perché se lo merita Valentina e non te lo meriti te? O viceversa, chi lo sa? Dobbiamo ragionarci. Poi ciascuno dei potenziali sostenitori valuterà, farà le sue valutazioni, ma noi dobbiamo dargli le informazioni utili per poter scegliere. La mission l'abbiamo già vista, ma è assolutamente utile tornarci in breve. È il perché, sono i valori fondamentali che conducono l'organizzazione ad affrontare un'esigenza sociale. L'abbiamo detto più volte, è un'affermazione filosofica principalmente. Ok? C'è il rischio di un grande errore. Quando elaboriamo la mission, se ciascuno di noi già opera all'interno di un'organizzazione, la mission dovrebbe già essere stata definita. Ma, come abbiamo detto, la mission può cambiare e deve cambiare il più delle volte. Dobbiamo fare un esame ulteriore se abbiamo già una mission, o anche se la dobbiamo elaborare da zero. Il rischio è di confondere la mission con gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi. Cioè, più che rispondere al cosa fare, la mission risponde al perché farlo. Ok? Molte volte quando noi immaginiamo il movente, tendiamo a rispondere come dire, a rispondere dando spiegazione di cosa facciamo. E invece dobbiamo provare davvero a dividere per un attimo il ragionamento tra il perché e il che cosa. Gli obiettivi arrivano dopo la mission. La mission è sempre valida. Gli obiettivi potrebbero avere una fine, per esempio, potrebbero essere raggiunti. La mission di norma va tenuta come dire, in un mondo ideale in cui probabilmente è difficile raggiungerla pienamente fino in fondo. Mission è la fine dei conflitti. Obiettivi è che per esempio, che ne so, 5 situazioni di disagio familiare vengano risolte dalle azioni che noi mettiamo in campo. Probabilmente i conflitti non finiranno, però quelle 5 situazioni di disagio familiare sì, grazie al nostro intervento. Non so se è abbastanza chiaro, ma andiamo avanti.
Gli obiettivi a loro volta si dividono in due parti, uno è strategico e uno è operativo. Lo strategico guarda molto al futuro, okay? Ha una visione lunga. L'obiettivo strategico risponde di norma alla domanda che fare. Allora, faccio una piccola premessa di metodo. Queste non sono cose o modi di chiamare ciò che già noi abbiamo. Probabilmente, nelle nostre singole organizzazioni, non abbiamo definito per bene obiettivo operativo, strategico e mission. Ok? Quindi, può darsi che non sia solo ASEPIC, ho scoperto come chiamare, diversamente da prima, cose che già sapevo. Può anche darsi che invece non abbiamo passato sufficientemente tempo a ragionare su i contenuti di queste definizioni. L'obiettivo strategico quindi è il che cosa fare. Da un'unica mission scaturiscono infiniti obiettivi strategici potenzialmente. Pace nel mondo. Perché non voglio conflitti. Che cosa faccio per la pace nel mondo e non voglio conflitti? 100.000 cose possibili. Quindi obiettivi strategici tanti, mission di norma una, molto generica. L'obiettivo strategico ci dice anche, in rispetto dalla mission, tanti obiettivi strategici. Dagli obiettivi strategici, rispetto dei valori dichiarati nella mission. Cioè non è che per ottenere quella mission, il fine giustifica i mezzi. No, qua i mezzi, gli strumenti dell'obiettivo strategico, devono essere giustificati dal fine. Bisogna fare il ragionamento opposto a quello che faceva Machiavelli. I valori dichiarati nella mission ci devono guidare nella definizione degli obiettivi strategici, nelle cose che facciamo, nel che cosa fare. Ma ripeto, che cosa fare in prospettiva lunga, non da qui a un mese, ma po' di più. Dentro l'obiettivo strategico, a loro volta, ci sono tanti obiettivi operativi. Ecco, obiettivo operativo è il pezzo piccolo, quello che materialmente il progettino, chiamiamolo così, ma che è anche progetto. Però ogni tanto si corre il rischio di chiamare progetto la mission. Invece no, secondo me il progetto, per come normalmente lo intendiamo, è a questo livello qua, è il livello operativo. L'obiettivo operativo è un'azione specifica o una singola fase di un percorso più lungo verso il raggiungimento dell'obiettivo strategico. Sì, l'obiettivo operativo è un'azione specifica o una fase di un progetto più lungo che mira a ottenere e raggiungere gli obiettivi strategici. Okay? Diciamo così, anche un altro modo di chiamare l'obiettivo strategico è, nel mondo profit, è la vision. Cioè, dove saremo fra 10 anni? Tra 10 anni saremo in una condizione X. Per raggiungere quella condizione X, che cosa dobbiamo fare? Obiettivi operativi. Porseli agli obiettivi operativi non è solo un racconto, è anche una scelta meditata. The importance of being smart or earnest. Citazione da? Mamma mia, non so se ho abbastanza cioccolatini, però. Un coro! Che gioia. Allora. Là. Uno è qua davanti. Chi è che ha risposto correttamente ancora? Chi è che ha diritto al cioccolattino? Loro due. A chi lo cedi? Al caso. Caso, grazie al caso. Il caso ringrazia. Ok, no, l'importanza di essere Ernesti magari, ma smart sì, ragazzi e ragazze solo. Smart. Allora, smart, ovviamente, per chi di voi proviene da Stratford-upon-Avon, smart è furbo, no? Sveglio, pronto. Ma smart è anche l'acronimo con cui si definisce l'obiettivo operativo. Quindi il singolo progetto. Sottoponete i vostri singoli progetti operativi all'analisi di smartness, ovvero
Sono specifici? Sono misurabili? Sono raggiungibili? O volete costruire lo shuttle per andare su Marte? Sono rilevanti, cioè hanno un valore, un'importanza, un peso rispetto alle strategie? E sono tempestivi? Cioè noi risolveremo, faremo questo progetto fra 7 anni. Dipende se ci vogliono davvero 7 anni. Se invece ci vuole di meno, bisogna essere più sul pezzo, più tempestivi. Ok, abbastanza chiaro? Ok. Io in questo caso non vi dico come si fanno, sì, vi dico che però quando li fate ponete mente a tutto questo. Perché? Perché questi dati, il livello di specificità, misurabilità, raggiungibilità, rilevanza e tempestività, sono dati forti perché il nostro sostenitore scelga noi e non altri. Perché sono cose che influiscono sulla qualità del progetto, sia dal punto di vista della sua effettiva possibilità di essere realizzato e sostenibilità, sia sul fatto che qualcuno possa scegliere di sostenerlo. Perché noi a quello dobbiamo mirare, al sostegno degli altri. E se facciamo un progetto generico, la cui quantità di beneficiari è teorica, senza dati, inventata, campata per aria perché un mattino ci sembra che sia quello il problema. Non è possibile raggiungerli perché ci sono troppi fattori di mezzo ed è una roba, cioè vogliamo fare la naumachia, forse ho usato questo esempio, la naumachia nelle strade di, insomma, cosa bisogna fare per fare la battaglia navale in centro putignano? Deve essere rilevante, deve avere un po' di peso e non è rilevante, è molto marginale, non risolve, non tocca e non è tempestivo, cioè dilazionato nel tempo, con fasi sballate, eccetera. Chi vuoi che ci sostenga? Ok. La mission è un documento, anche breve, anche di mezza pagina, che però deve, secondo me, e secondo l'esperienza di tante mission scritte, deve sottostare a sostanzialmente 4 regole principali. Sono cose che bene o male abbiamo già anche trovato in giro, però. 4 passi nella scrittura della mission. Il valore principale in cui crede l'organizzazione. Una buona mission inizia con noi crediamo che. Cioè noi ci presentiamo attraverso il valore o i valori che animano la nostra idea. Meglio meno che troppi. Non mettiamo dentro 500.000 valori, facciamo un po' di selezione. Ce ne saranno massimo 2 principali. Se uno è ancora meglio. Però il valore in cui noi crediamo deve essere la carta d'identità principale. Noi crediamo che. Noi sappiamo che c'è un problema, c'è un fattore di impedimento, c'è qualcosa che impedisce a quel valore in cui crediamo di essere realizzato pienamente. Noi sappiamo cosa fare. Noi sappiamo che ci vorrebbe questo, questo e quest'altro. Ed è la strategia. Per realizzare questo, questo e quest'altro, noi faremo queste iniziative, queste azioni, anche ora qua in formulazione generica, perché la mission è generica, non è specifica, però riprende lo schema che abbiamo visto prima. Andiamo nell'azione più concreta possibile per rispondere a una strategia che sappiamo, per vincere una sfida dove c'è un problema, un impedimento, per la piena realizzazione possibile del nostro valore principale. Vi torna? Il valore principale in cui crede l'organizzazione. Descriviamo le condizioni che impediscono a questo valore di affermarsi. Spieghiamo brevemente che cosa occorre per risolvere il problema posto dalla questione 2 e dichiariamo che la nostra organizzazione fa molto per risolvere il problema ed è in grado di intraprendere la soluzione.
Allora, adesso io utilizzo volentieri, stacco un attimo queste slide, ne trovo altre per farvi vedere un po' di modelli di mission fatti bene o insieme ai modelli come la mission può essere elaborata. Allora, dunque, dove li trovo? Dove li trovo? Dove li trovo? Eccole qua. Questo no, questo sì. Allora, Stephen Pigeon, che gentilmente presta queste slide, è un importante fundraiser e docente inglese, britannico, un signore di mezza età con una grande passione per i cavalli, che in particolare è esperto nel fundraiser per mail, in particolare, nel fundraising per mail, scusate, e che però nella scrittura della buona causa ha degli esempi meravigliosi e formidabili che io mi permetto di utilizzare insieme. Ok? Ah, eccoci qua. Sono in inglese, ovviamente, lingua che padroneggiamo tutti molto bene. Io spero che sia comprensibile a tutti. Allora, noi stiamo cercando di scrivere una mission, ok? Stiamo cercando di costruire il pilastro sotto il quale, sopra il quale tutta la nostra azione andrà realizzata. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di essere però consistenti. So che la definizione di consistenza applicata alla filosofia rischia di essere un po' ondivaga, però vi spiego perché. Consistenti significa che non dobbiamo essere sganciati dalla realtà. I problemi che presentiamo sono problemi reali. Non dobbiamo, come dire, la nostra organizzazione realizzerà la pace del mondo partendo da Putignano, no. Con tutto il bene che voglio alle vostre capacità, però non è così che si è consistenti. Per trovare una mission e quindi dentro la mission anche la fundraising proposition, cioè la richiesta di sostegno, la proposta verso il sostegno, che sia tangibile, può funzionare l'esercizio che Pigeon propone dei quattro pilastri. L'esercizio dei quattro pilastri sostanzialmente è così. Che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere una buona frase che risponda alla domanda perché dovrei dare a te, proprio a te, 100 pound, 100 euro adesso. Cioè l'elemento dell'immediatezza, dell'adesso, deve essere comunque presente. Cioè noi dobbiamo essere proprio diritti, molto orientati al risultato. Allora dobbiamo pensarci, ma perché dovrei adesso, in questo istante, dare proprio a te i denari? Perché sono consistente probabilmente, perché sono smart in tutti i sensi, perché ho capito qual è il problema e ho la soluzione giusta, e perché il mio valore è quello che i miei valori principali sono quelli che risolvono il problema, per esempio. Quindi, bisogno, soluzione, tempestività. Gli elementi che abbiamo visto. E ovviamente, nel migliore dei casi, questa risposta, la frase che funga da buona risposta alla domanda, dovrebbe essere un'unica frase. Non dobbiamo perderci in mille spiegazioni, sì, perché, qui e là. Consistenza, anche in questo caso. La stessa frase, singola, dovrebbe quindi contenere che cosa vuoi raggiungere e non che cosa fai, no? Ce lo siamo detti prima, il che cosa facciamo è l'obiettivo operativo. Qua è quale risultato vogliamo raggiungere? Chi sono i beneficiari? Perché loro sono in una situazione di bisogno, di svantaggio? E dobbiamo contenere, insomma, questi elementi in una formula, in una forma anche, che possa interessare al pubblico. Anche lì non dobbiamo annoiarli con dati, statistiche, problemi, trattazioni scientifiche o troppo professionalizzate, eccetera. No, sono sostenitori, sono persone che devono essere acchiappate da una situazione. Se la cosa può sembrare ancora un po' nebulosa, non deve essere la pubblicità, non deve essere un titolo,
ma dobbiamo suscitare un sentimento, una vicinanza, un'emozione. La famosa frase che i fatti portano alle conclusioni, mentre le emozioni portano all'azione, per noi deve essere rigidamente ricercata. Noi non dobbiamo presentare dei fatti, perché il fatto attiva la razionalità. E la razionalità, ok, è un ragionamento, magari anche un ragionamento coinvolto in qualche modo, ci pensano, però noi dobbiamo portare all'azione. L'azione è donare, sostenere, e l'azione noi la otteniamo solo se stimoliamo un sentimento, un feeling. I famosi quattro pilastri che Pigeon propone e che secondo me sono assolutamente validi sono questi: la vision, la rappresentazione dell'avversario, del nemico, la rappresentazione dell'eroe e la rappresentazione dei beneficiari. Questi sono i quattro elementi che devono essere contenuti nella nostra frase di raccolta fondi. In questo caso la vision è contemporaneamente come sarà il mondo dopo che noi abbiamo agito, come sarà la porzione di mondo su cui noi ci stiamo impegnando dopo la nostra azione. Sì, è una prospettiva. È una cosa che non c'è, ma che grazie al nostro intervento ci sarà. Anche qui siamo ancora nel livello della definizione generica, ma arriviamo agli esempi. Oh, questo forse è il mio preferito. Royal Navy League, non mi ricordo come si chiama la. Aspetta, boh, mi ricordo. Comunque, è l'Associazione dei Guardiacoste Britannici. Un'associazione che si occupa di salvaguardia a livello di coste, ma il mare non è molto distante da qui, quindi su tutto sommato loro sono organizzati che non sono proprio i marinai, nel senso la guardia costiera, ufficiali di marina e via dicendo, loro è un'organizzazione che si occupa della tutela delle coste. Loro hanno la loro meravigliosa fundraising proposition con gli elementi di vision, di avversario, di eroe e di beneficiario, che sono questi qua. La loro vision è molto semplice. Non vogliono più morti in acqua. Boom, facile, immediata, comprensibile a tutti. Basta morti in mare. Secco. Il nemico è il mare crudele. E in questo caso sì. Loro vedono la loro azione in uno scenario in cui il vero nemico è il mare, che ammazza le persone. Ma c'è un eroe, ed è il volontario della crew delle nostre barche che fanno, insomma, pattugliamento al largo delle coste. E il beneficiario chi è in questo caso, secondo voi? Ma una tipologia particolare di chi. Cioè, certo, aiutiamo tutti, è ovvio, perché il mare è crudele e non guarda in faccia a nessuno. Chi ha più bisogno in assoluto? Sì, è tutto corretto, però loro hanno. Non è che voglio farti pensare come pensano loro, però io credo che loro abbiano specificato correttamente il soggetto. Il tipico beneficiario dell'azione che questo gruppo di lavoro compie. Chi è il tipico soggetto che rischia la vita nel mare crudele? Chi? Un nuovo cioccolatino per te! Ok? Lo stupido e ricco barcarolo della domenica che cade fuori dalla sua barchetta. È lui. E tu lo accetti volentieri, io te lo do. Certo. Cioccolatino! Capite la logica? Vi torna su per giù. Una visione, un nemico, un eroe. Il beneficiario ultimo. Ora, loro cosa hanno fatto? Hanno fatto questo esame, hanno considerato l'ipotesi dei quattro pilastri, hanno analizzato per bene la loro quotidiana attività, analizzato per bene qual era la loro mission, quali erano i loro spazi operativi e hanno definito la fundraising proposition, perché noi siamo a caccia di questa fundraising proposition, che
come cercavo di spiegarvi prima e che provo a ripetere, non è solo legata al sostegno, ma è imbullonata alla ragione stessa per cui noi esistiamo, noi come organizzazione. Ok? Noi chiediamo soldi perché siamo specificamente questi e facciamo specificamente quest'altro. Quindi volevo con questo dirvi che il fundraising in questo caso non è un'azione accessoria, ma è un'azione che nel suo sviluppo più completo qualifica l'identità di ciascuno di noi come operatori di una struttura piuttosto che di un'altra. Non so se... Vabbè. Aspetta, ti faccio vedere come si presentano. Questi sono i lavori preparatori. Sì. Uno stupido, tu dici, ma allora che ci stai a fare? Nel senso, manco tu sei convinto della bontà di chi vai a salvare. No, ma non è il fatto che lui sia stupido, è che lui non è consapevole delle cose che fa in mare e io, cosa faccio? Sopperisco la sua Vabbè, questa è inconsapevolezza. una semplificazione. No, certo, sopperisco la sua inconsapevolezza. Con la mia azione, io so che a lui può capitare perché non è molto pieno di, cioè non è pienamente cosciente, non conosce il mare, perché è un nuotatore della domenica. A parte il fatto che questo è lo humor inglese che ogni tanto magari. Lui è un nuotatore della domenica, non è pienamente consapevole. Io che sto in acqua tutti i giorni, costantemente, conosco il mare e sopperisco alla sua mancanza di competenza. Ed eccola qua la loro fundraising proposition. Affronta onde di 30 piedi, tempeste, forza 9 e temperature sotto zero. E tutto quello che ti chiede sono 20 pound. Chiaro, netto, efficace, c'è tutto. La loro vision, ok, è incarnata nel loro logo, nel loro acrostico. No morti in mare, abbiamo detto, no? Forse uno di questa L probabilmente è su Life, adesso non ricordo bene la sigla, è purtroppo nella Lifeboats, sì, Lifeboats sono le barche per la vita, insomma, i battelli salvavita. La loro vision, no morti in mare, è rappresentata dal loro acrostico. Il nemico è lì, le condizioni, il mare è crudele, rappresentato nelle varie parti di cui l'immagine poetica, se vogliamo, del mare crudele si rappresenta materialmente. E il nostro eroe è lui, questo barbuto lifeboater, non so come dire, il marinaio barbuto. È lui, per tramite nostro, che ti chiede solamente 20 pound. In questo caso, il barcarolo della domenica non è presente, però lo sappiamo chi è. Sappiamo chi dobbiamo aiutare, non lo abbiamo rappresentato, però immaginatevi voi stessi, chiunque di voi, in una condizione come questa, se non rischia di avere bisogno di aiuto. Siamo tutti beneficiari in questo caso. Ok? E questo è un loro bollettino, un piccolo, cioè il modello è questo, forse un po' datato, però tutto sommato non è male, eh? Con lo spazio per la donazione, per la raccolta dei dati, tu lo spedisci, questo è un orientamento. Voglio essere informato delle vostre iniziative. Voglio contribuire con una promessa di donazione da, tu specifichi la cifra, ricevi l'indirizzo e gli spedisci il bollettino per poterti materialmente fare il pagamento. Questa è una dichiarazione di intenti, praticamente. Vediamo un secondo esempio. Il Sue Rider Care. Questa è una cosa che ha a che fare con le malattie, quindi anche qua sembra di giocare facile. È il meccanismo che mi piace provare a farvi vedere. La Sue Rider Care ha come mission di essere la prima scelta tra sia le cure neurologiche che quelle palliative. Stiamo parlando di malattie brutte, letali, molto dolorose. La loro visione è cure che liberano le esistenze di persone già malate, cioè la cura non solo e non tanto come o meglio, il miglioramento delle condizioni di vita come una maggiore libertà per il malato. Il malato inchiodato a letto. No. Il malato che con le cure riesce
a liberarsi, a essere più autonomo, a mantenere un piccolo livello di autonomia. Ops. Quindi, la vision è aiutare le persone seriamente malate, sono malattie neurologiche, malattie dolorose, ad avere una migliore qualità della vita. Nel futuro noi vorremmo persone che, benché molto malate, abbiano una qualità della vita alta. Il nostro nemico purtroppo è la limitata disponibilità delle migliori cure. Non per tutti. Fattori economici, fattori di numero, di disponibilità, il servizio sanitario, insomma. Non tutti possono accedere alle cure migliori. I nostri eroi sono i nostri, sono i carer, cioè familiari, anche operatori della nostra organizzazione, ma tutti coloro che danno le cure, che sono appassionati e sono esperti. C'è competenza e c'è passione. Ed è un valore molto forte per noi ed è importante presentarlo. I beneficiari sono le persone che io amo. Tutti noi hanno qualcuno nel cuore, no? Tutti noi abbiamo qualcuno nel cuore. È qualcuno che amo il beneficiario. Non andiamo ad approfondire la malattia, il grado di inabilità, eccetera, eccetera. No. Qualcuno che amo. Lassù, Rider Care, come fundraising proposition, ha studiato questa. Quando qualcuno che tu ami è molto ammalato, i nostri carer, esperti e appassionati, lo aiuteranno a godere della migliore vita possibile in tutto il tempo che avranno. Acchiappa, è una cosa così. È forte. Secondo me è forte. Hanno lavorato bene sui quattro pilastri, hanno individuato per bene i beneficiari, hanno trovato un linguaggio molto semplice, emotivo, sì, d'accordo, però ti spiegano che cosa fanno. Passione e esperienza nel dare cure al meglio possibile. Eccolo qua, il loro materiale. Loro praticamente cosa hanno rappresentato? Hanno rappresentato un malato grave che deve utilizzare, per cui tutte le sedie, tranne questa, equivale a stare seduto su una puntina. Ok? Quindi loro forniscono sedie medicali attrezzate per permettere, adesso poi vi rappresento, per permettere un livello di vita migliore. La loro brochure era così, ti arrivava per posta, sei seduto comodo e dietro. Pensa che le persone che noi aiutiamo, per loro, seduto, stare seduti su una sedia tutto il giorno, tutti i giorni, sarebbe un'agonia senza una compressa di cotone, un ovatta, senza un cuscino comodo, insomma, praticamente. E dentro la busta c'erano, questa era una foto, e poi c'erano queste piccole compresse di ovatta che venivano rappresentate fisicamente nella busta. Le avevano spedite anche per avere un oggetto evocativo. E quindi noi cerchiamo di dare a tutti la sedia comoda, perché meritano le migliori cure possibili. La nostra vision quindi è la migliore qualità della vita, tecnologia e comodità, possibilità di movimento ovunque, possibilità anche di fare attività che sulla carta sarebbero un po' diverse, qua abbiamo della pet therapy probabilmente, insomma, far vivere una vita più che dignitosa a persone seriamente malate. I nostri eroi sono qui, li accompagnano, no? Stanno insieme a loro, sono i carer, sono nostri operatori, ma magari sono anche semplicemente i familiari, e noi come organizzazione diamo ai familiari questa cosa in più. Qualcuno che io amo, perché in questo biglietto che si legge molto male, è una storia in prima persona di una signora che scrive la storia di suo figlio. Ed è come se lei, mamma, è come è lei, mamma, che ti racconta che una persona che lei ama, grazie a questa organizzazione, ha avuto una vita migliore. Chiaro, non è che vorrei essere strappalacrime, capisco anche che qua è più facile, però la logica di individuare quattro pilastri per costruire la frase di raccolta fondi che definisce il nostro bisogno e coinvolge il potenziale pubblico, secondo me funziona. Gli esempi qua
se non sono stati selezionati davvero di molto, di alto livello, e anche, ma serve per entrare nella logica, secondo me, meglio. Action for blind people, e siamo alla fine di questo blocco. Action for blind people, vabbè, il titolo è quello che è. Loro si occupano di non vedenti. Sì? Solo per raccontare fondi per fosse strappato, cioè per casi disperati. No, no, perché Perché? no. Cioè, non è che. È più facile perché è ovvio il famoso ragionamento sul livello di normalità, la linea della normalità. Le nostre cause Probabilmente non sono così immediatamente sotto la linea di normalità, perché per fortuna noi non ci occupiamo, cioè per fortuna, intanto viviamo in condizioni ambientali che bene o male, insomma, sono positive. Dopodiché nessuno di noi per il momento ci si occupa di, diciamo così, disabilità, salute, eccetera. Però nelle nostre singole attività possiamo individuare un po' di anormalità. Possiamo individuare la vision come a noi piacerebbe un mondo dove, ma c'è un problema che ci impedisce di realizzare quella cosa lì, che magari è anche un po' un sogno, ma è un sogno, non so come dire, realistico. Cioè noi non vogliamo la luna, noi vogliamo una società magari appunto dove ci sia più spazio per la creatività, dove le persone non siano costrette a accontentarsi e di smettere le proprie passioni in maniera obbligata, cioè dove accantonare una passione sia una scelta e non un obbligo, per esempio. Ripeto, non è solo un esercizio di scrittura creativa, è un esercizio di ragionamento che dobbiamo fare sulle nostre cause. Non è che a seconda di come lo scrivi si capisce in un modo o nell'altro e quindi è come se fosse, ripeto, chi è bravo a scrivere. No, no, ragioniamo sui nostri problemi, su quello che cerchiamo di affrontare tutti i giorni. Riusciamo a trasformarlo e a rappresentarlo, non a trasformarlo, a rappresentarlo in modo tale che abbia l'evidenza di un nemico, l'evidenza di un eroe, chiariamo meglio chi sono i beneficiari e chiariamo al massimo la nostra vision. Cerchiamo di essere meno generici, per esempio. Una buona strada è essere meno generici, più specifici. Se si approfondisce lo specifico, si trovano più facilmente questi quattro elementi. Comunque, quando hai un progetto da sottoporre a qualsiasi persona, non necessariamente dal punto di vista di raccolta fondi, comunque hai necessità di far capire anche agli stessi beneficiari a chi ti stai rivolgendo e per farlo capire a loro, avere chiari quali sono, cioè schematizzare proprio in maniera necessaria quelle che sono queste parti può essere utile già a noi stessi Io penso che abbia un grande valore come per esercizio interno, sì, molto, moltissimo. Se poi da questo esercizio interno scaturisce anche la fundraising proposition, cioè una frase in cui riusciamo pubblicamente a raccontare quello che abbiamo intenzione di fare e con l'aiuto delle persone che stanno fuori da qui, otteniamo qualcosa di maggiore. Comunque come esercizio di chiarificazione interna è assolutamente valido. Marisa, non sei convintissima, mi pare. No. No, ma non, cioè, ripeto, non è che devo convincerti, anzi, io la vedo così. Io credo che tutte le cause alle quali noi ci dedichiamo abbiano comunque modo di essere rappresentate anche attraverso questo schema. Poi non è una rappresentazione 100%, però non è necessario avere le lacrime, ok? Per lavorare con questa logica qua. Non è strettamente necessario. Marisa, mi è venuto in mente quando noi abbiamo fatto l'incontro con i ragazzi di livello 7, loro, cioè alla fine proponevano degli esercizi, no? Per chiarire a noi stessi e poi presentare a chi ci avrebbe sostenuto quali, in maniera efficace qual era il nostro progetto. Penso che alla fine, al di là dello strappalacrime e non strappalacrime, questo è l'obiettivo, proporre in maniera efficace, veloce, diretta, emotiva anche, il progetto che stai sottoponendo. Non necessariamente devi andare a sconvolgere l'esistenza della persona. Magari in questo caso che c'erano i malati,
un po' la sconvolgi, no? Perché comunque ti rendi conto, magari ti balza agli occhi la necessità di qualcuno di cui magari, a cui magari prima non avevi pensato. Però può essere anche una, cioè io immagino questo schemino fatto nel progetto Orto Children, riesco comunque a focalizzare alcuni punti. Però provatelo a fare anche prima dei singoli progetti. Provate a sottoporre questa analisi, il motivo per cui vi siete messi insieme a fare un'associazione, un'organizzazione. Cominciate da lì e poi applicate lo stesso meccanismo, cioè dovrebbe venire fuori una frase, no? Cioè il risultato ultimo insieme alla riflessione è una sintesi, no? Narrativa, lessicale, di ciò che state facendo, ma non di ciò che state facendo nel senso di progetto solo, ma ciò che state facendo molte anche. Ovviamente. No, tenete sempre presente il livello superiore. Ok. La vision. Articolo tutto segnale possibile, immaginare. No, ok. La vision. Uguaglianza per le persone. Per tutte le persone, compresi quindi i non vedenti e i ipovedenti. Il nemico in questo caso è molto grande ed è quasi imbattibile, ma è l'ignoranza pubblica che dà alle persone non vedenti, insomma, li considera non normodotati e quindi molto molto inferiori. Gli eroi sono proprio loro. Sono le persone che hanno problemi di vista. E invece i beneficiari siamo noi. Qua c'è un'inversione di logica che secondo me è molto interessante, molto utile. Noi non pensiamo al disabile come a un poverino sempre e solo a cui possiamo, dobbiamo dare aiuto. Pensiamo che siano loro i soggetti operativi verso noi tutti. Scusate, tutto questo parte da considerare questa vision qua, l'uguaglianza. Cioè il tema dell'uguaglianza non sta a cuore alle persone senza vista, sta a cuore a tutti noi. E loro si sono concentrati, loro facevano tante cose, facevano normalmente, come tante ONLUS, si occupavano di disabili, anche se solo sul fronte della vista. E magari ragionavano con la famosa vecchia logica di cui il disabile deve essere accompagnato, assistito e ha solo bisogno di assistenza, ripeto. Ragioniamoci, lavoriamoci un po', vediamo se anche visioni diverse ci possono aiutare. La visione opposta è che il tema non era l'assistenza, ma che loro davvero fino in fondo, cos'è che li distingueva dagli altri? Loro volevano l'uguaglianza tra le persone e sul punto dell'uguaglianza hanno costruito l'intera operazione. Se tu vuoi una società giusta, supporta Action for Blind People adesso. Utilizzeremo i tuoi 100 pound per dare alle persone non vedenti e ipovedenti che stanno piangendo adesso, quello che stanno sì, le stesse chance che noi stessi abbiamo per essere completamente ripagati e parte di questa società, pienamente membri di questa società. Quello che stanno crying out è richiedendo a gran voce, ok? Quello che stanno reclamando, ok, mi mancava il termine in italiano, che stanno reclamando, cioè le stesse opportunità che noi tutti abbiamo di essere parte attiva e piena di questa società. È interessante qua lo slittamento del punto di vista e secondo me una frase, una fundraising proposition come questa funziona molto bene perché intercetta tutti, perché anche quelli che non hanno proprio tutta questa orientamento per i problemi della vista, sul tema dell'uguaglianza invece potrebbero avere un interesse. Se credi veramente nell'uguaglianza tra gli individui, qua ti diamo modo di esplicitare questo tuo valore. No, la fundraising proposition non è sì, ma neanche le altre spiegavano cosa facevano, eh. Cioè quella di prima un po' di più. Bravi, bravi e brave soprattutto. Oh, c'è un problema. Io ho provato a fare il figo. Ma c'è un problema qua. C'è un problema. Non si capisce. È giusto.
Ripartiamo. Vision. Tutte le persone non vedenti sono, e parzialmente vedenti, vorremmo che tutte le persone non vedenti e parzialmente vedenti avessero l'aiuto di cui hanno bisogno. Abbiamo dei nemici che sono le barriere architettoniche, la mancanza di denaro per avere pochi e semplici aiuti. I nostri eroi sono le persone che con grande passione combattono la burocrazia e l'indifferenza. E i nostri beneficiari sono le migliaia di persone che hanno perso la vista e che stanno conducendo la loro vita oscura, insomma, un po' nella penombra. Ovvero, ogni 15 minuti in Inghilterra una persona perde la vista. Oggi, con il tuo aiuto, noi possiamo dare a loro l'aiuto pratico che hanno bisogno, di cui hanno bisogno per ricostruire e per migliorare le loro vite oscure. C'era un problema a monte. Si pensava che il tema del diritto, eccetera, eccetera. No, purtroppo era poco emotivo, tra l'altro. Questo è molto più emotivo. Eccoci qua. Un bisogno, una soluzione e il tempo. Adesso, ora, ogni 15 minuti, oggi, ok? Le soluzioni sono supporto pratico che hanno bisogno per ricostruire le loro esistenze. E i bisogni veri, le soluzioni sono quelli, i bisogni veri, per qualcuno, i beneficiari, qualcuno, ciò che, coloro che hanno bisogno, coloro che iniziano a perdere la vista e che conducono un'esistenza in chiaroscuro, in penombra. Sì, si sono accorti che la loro precedente fundraising proposition e quindi tutto quello che stavano facendo seguendo quella linea metodologica e concettuale non funzionava, mancava qualcosa. Quindi c'era una bella filosofia. No, però... questo è vero, cioè è un percorso di ricostruzione che hanno realmente praticato perché non stavano funzionando bene. Magari la loro mission era abbastanza valida ancora, ma non riuscivano a esprimerla nel modo corretto perché si erano troppo focalizzati su quel meccanismo legato ai diritti delle persone. E invece hanno pensato che bisognasse fare qualcosa e hanno rielaborato in questi termini qua. Scusatemi, vi faccio di nuovo rivedere il passaggio, ok? Per arrivare qui. E non è solo una questione di come l'hanno scritta, con che lingua l'hanno scritta, ma proprio su quali leve hanno operato. Loro hanno fatto questa comunicazione postale in cui nella busta che ti arriva a casa c'era scritto: quali sono state le prime parole che Eder ha sentito dopo aver perso la vista? Anche questo. Sarai fortunata se riuscirai a vestirti da sola. Cioè, perdere la vista è una roba che schianta completamente l'esistenza. Perché anche vestirsi è un atto di grande complessità. Uno non va subito all'idea, ma è così. Qua c'è Ether, qua ci sono, adesso vi faccio vedere i pezzi della comunicazione. La burocrazia, l'indifferenza, i nostri nemici. I feel like my wayward had collapsed. Ok? Cioè l'indifferenza degli altri mi ha portato in una condizione, cioè ho capito che senza vista io diventavo zero. Ero perfettamente cosciente, consapevole, abile tranne quello, ma comunque la vita sarebbe collassata. E poi quelle frasi che vi ho letto prima. La soluzione è l'aiuto di quando ne hanno bisogno. Essential help whether it's needed most. Where it's needed most. Laddove ce n'è bisogno. Un'assistenza costante, accompagnamento personale, volontari che danno una mano alle persone ipovedenti. Ok, no? È l'ultimo passaggio questo qua. Mm?
Poi è chiaro, nel mondo anglosassone probabilmente questo linguaggio funziona meglio e di più, però non credo che qua da noi le persone sono senza cuore o hanno dei punti emotivi diversi, e a seconda di come presentiamo il problema cui noi sappiamo, un problema che noi conosciamo e cui noi sappiamo dare una risposta, quello che fa la differenza. E io tutte le volte che vedo esempi del mondo anglosassone il primo pensiero è: sì, vabbè, però lì c'è un'enorme cultura della donazione, c'è un'enorme cultura dell'assistenza, c'è un'enorme eccetera eccetera che noi non abbiamo mai. E col passare del tempo mi sono convinto che seppur ciò è vero e che quindi ciò determina la quantità e i flussi di sostegno economico, la quantità di denaro, i meccanismi che stimolano la donazione sono gli stessi. Non c'è nel carattere anglosassone qualcosa di tanto diverso su questi punti qua. La differenza è che loro sono molto più scientifici, le organizzazioni anglosassoni, anche quelle più piccole, sono molto più scientifici e hanno ragionato prima di noi e quindi meglio di noi in questo senso su questi punti strategici per la fundraising proposition e anche per strutturare le loro azioni reali, i loro progetti, a loro volta discendono dall'immagine che si ha di loro. Allora, io ho ancora una mezz'oretta, proporrei di fare così, facciamo un volo proprio iper veloce sulla parte di buona causa e invece ci salutiamo con le due slide sul crowdfunding. Ah, ma sei già qui? Ce l'ho trovata. Presentazione. Ah, ecco, no, era quella di prima. Allora, non la faccio tanto lunga, di questo magari vi mando un approfondimento. È una cosa un po' più, diciamo, tecnica, nel senso che qui il caso per la raccolta fondi ci aiuta a rendere, ci rende più sicuri nel formulare la richiesta di donazioni, questo l'abbiamo capito tutti. Dobbiamo fare in modo che lo staff, i membri dell'organo direttivo e tutti i partecipanti all'organizzazione facciano riferimento a un unico documento cui attingere le informazioni. Dobbiamo consolidare il messaggio che vogliamo trasmettere, perché se ci sono 7 membri e tutti e 7, come dicevamo ieri, hanno 7 idee diverse su che cosa stiamo facendo e dicono all'esterno 7 cose diverse, è perdentissima. Dobbiamo centralizzare al meglio, consolidare il messaggio che vogliamo trasmettere. Lo consolidiamo attraverso la stesura di un buon caso per la raccolta fondi, che sia un lavoro collettivo, ma dal quale esca davvero un concetto, una serie di concetti comuni e condivisi da tutti. Dobbiamo fornire al soggetto incaricato di chiedere le donazioni, quindi a Valentina, tutte le indicazioni su cosa deve dire, su come dirlo, condividere queste strategie, infonde a lei fiducia nella buona riuscita del lavoro, tranquillità nel poter uscire a testa alta, chiedere donazioni e via dicendo. Okay? Quindi condividiamo il percorso, non teniamo il fundraising in un angolo. Il fundraising è vita per le associazioni, dovete pensarci. Non dico di assumere tutti un fundraiser, ma cominciate a pensare che se qualcuno di voi ha questa tendenza, questa curiosità, magari si sente un po' in grado di voler provare su questa strada, dedicatevi a questo nella vostra organizzazione. Io, ripeto, lo faccio provo a farlo di lavoro, non posso venire sempre, quindi vi invito davvero a pensare, a individuare a qualcuno che può pensare a queste cose qua. Allora, il caso in realtà non è uno solo, ce n'è più di uno documento di caso per la raccolta fondi. Per caso intendiamo proprio la trattazione della questione sulla quale andiamo a raccogliere i fondi, per la quale andiamo a raccogliere fondi. Ancora non è il progetto nei suoi aspetti tecnici e operativi, è il caso intorno al quale costruiamo un progetto. Il caso è l'insieme del problema, della soluzione, della vision, tutte le cose che abbiamo visto fino adesso. C'è un caso di supporto interno, c'è un caso di supporto generale, poi va bene, si identificano, questo ripeto è una trattazione scientifica molto ampia, la fase silenziosa della raccolta capitali e la fase pubblica raccolta capitali. Per raccolta capitali noi intendiamo appunto la raccolta di grandi cifre, di solito legata alla costruzione di qualcosa. Dobbiamo costruire un centro, dobbiamo costruire un ospedale, dobbiamo insomma
il mattone famoso, raccolta mattoni. C'è una fase silenziosa, quella dove si comincia a lavorare su grandi donatori che già conosciamo o su soggetti anche imprenditoriali che già conosciamo, oppure dopo aver raggiunto una certa quota usciamo in pubblico e iniziamo a raccogliere fondi anche in quota parte più piccola da tutti i nostri sostenitori. Supporto interno e supporto generale, quindi. Il supporto interno è la raccolta di... Il documento caso di supporto interno era la raccolta di tutte le argomentazioni persuasive e informative che possono essere utili quando si parla con i donatori. Tutti gli argomenti che ci sembrano utili, no? Li raccogliamo lì, suddivisi in target specificamente identificati. Noi sappiamo che tra i nostri potenziali donatori ci sono studenti universitari, famiglie con bambini, anziani signori che ci aiutano perché hanno i nipoti, eccetera, eccetera. Oh, individuiamo le argomentazioni più valide e più efficaci per ciascuno di questo target e le mettiamo giù per bene. È un documento ad uso interno, quindi non richiede una particolare forma e le informazioni contenute devono essere oneste anche riguardo i punti di debolezza dell'organizzazione. Cioè, veramente, noi però alla fine non sappiamo per bene che cosa dire a questo tipo di target. Oppure l'argomento che abbiamo su questo target è debole. Siamo molto forti su altre cose, su altri, e su questo invece non ce la facciamo. Accantoniamo il target? No. Ragioniamoci e vediamo di trovare uno spunto. È un argomento valido anche per loro. Non inventiamo le cose, però insomma pensiamoci. Il documento caso di supporto generale, invece, riassume brevemente il motivo per cui la mission è importante. Torniamoci anche in questo caso sulla mission. Non fa mai male rivederla, riaggiornarla e analizzarla. Fa chiarezza riguardo al ruolo essenziale dei donatori per realizzarla. Cioè definiamo anche lì un po' il fabbisogno del supporto. Facciamo delle proiezioni su quello che potrebbe essere il supporto. Noi abbiamo 50 donatori. Questi 50 donatori ci devono garantire X euro all'anno. Come facciamo? Possiamo aumentare i donatori. Abbiamo un fabbisogno di X euro. Abbiamo questi donatori. Quanto dobbiamo chiedere? Possiamo aumentare i donatori. E da questo documento, da questa analisi, deriva la strategia per incrementare, la strategia cosiddetta di acquisizione. Aumentiamo i donatori, lavoriamo bene sui prospect, qualifichiamo meglio alcuni prospect e andiamo a chiedere loro per incrementare il livello. Oppure abbiamo... mi sono perso... Ah sì, abbiamo tante donazioni piccole, poche donazioni grosse. Anche lì guardiamo i dati, vediamo legato al fabbisogno, oppure abbiamo tante donazioni, possiamo fare di più. Incrementiamo i progetti, facciamo qualcosa in più. Oppure, fortunatamente, è arrivato il momento di comprare il computer nuovo dell'associazione. Va bene, deriva da lì. Il supporto generale è generale, proprio perché anche qui non riguarda il singolo progetto, ma riguarda tutto quanto l'ambaradan. Nel ruolo essenziale dei donatori, noi quindi troviamo il peso che loro hanno, il linguaggio che noi usiamo per approcciarli, come li consideriamo, no? In che termini, insomma, con quale peso ci rivolgiamo a loro. Ed è dedicato a loro, questo documento, perché influenzerà, con i suoi contenuti, tutte le normali comunicazioni che rivolgiamo ai donatori stessi, ovvero l'aggiornamento sullo stato della nostra organizzazione, non solo sui bilanci, ma su cosa, dotazione tecnologica, la sede, abbiamo acquisito nuovi volontari, siamo in relazione con l'ente tal dei tali per realizzare questa cosa qua, i nostri beneficiari, vi ricordate quella famiglia che abbiamo aiutato, disagevole, eccetera, eccetera, bene, il bambino ha preso il diploma, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che serve per tenere i donatori vicini a noi e considerarli. Questo per fare una velocissima sintesi. Questo abbiamo visto 100 volte, arriva anche qui il meccanismo che dobbiamo utilizzare. Dobbiamo guardarci con altri occhi, dobbiamo guardare noi stessi e il nostro operato anche con altri occhi. Questo è René Magritte, è un quadro che si chiama Il donatore contento. Ho scoperto quasi per caso, non lo conoscevo,
e mi ha invitato a guardare con altri occhi, perché in fondo la realtà potrebbe essere una cosa diversa da quella che come ce la siamo sempre immaginata, no? Lui in particolare è il donatore contento. Io non so perché è il donatore contento questo quadro qua, però ogni tanto, quando ho voglia di guardare le cose da un altro punto di vista, mi apro la foto del quadro di Magritte e comincio a ragionare: ma perché l'ha voluto intitolare il donatore contento? Perché è contento? Dov'è il donatore? E quindi, con altri occhi, cerco di guardare le cose. A questo punto c'è la buona causa. Abbiamo visto il caso, e poi no, questo va bene, questo l'abbiamo visto. Ecco, non vi parlo dei tempi perché poi vi demoralizzate, però diciamo tutto il lavoro legato alla scrittura del caso, all'individuazione della buona causa, per farlo bene ci vogliono dai 3 ai 6 mesi per acquisire tutte le informazioni, per parlare con tutti gli stakeholder interni, esterni, per rappresentare per bene il problema. È un lavoro interessante, utile, che però ci permette alla fine di avere il documento sul quale poggia, su basi davvero valide, tutto il nostro operato. No, la mission re è parte della buona causa. Il documento di buona causa è, non so come dire, le istruzioni per l'uso dello strumento. Nelle istruzioni per l'uso c'è anche perché il frullatore che cosa fa, come lo fa, come funziona, come farlo funzionare e perché frullare è meglio che tagliare col coltello. Non so come dire, è davvero il documento comprensivo di tutta quanta la questione. Contiene la mission, contiene il caso interno ed esterno, contiene probabilmente l'organigramma dell'organizzazione, contiene parte dello statuto, perché anche gli aspetti legali e burocratici vanno considerati. Nello statuto ci sono dei dati e delle informazioni, dei contenuti legati alla mission, legati a quello che intendiamo fare, e magari ci sarà anche parte dello statuto nella buona causa. Diciamo, la buona causa è il bibbione onnicomprensivo. La scrittura della buona causa, ovviamente questi 3-6 mesi servono per fare questa roba qua, per raccogliere informazioni a scelta delle persone da intervistare, per fare le interviste, per scremare le informazioni, per assemblare il caso interno e per scriverlo. Quello che abbiamo visto prima è parte della buona causa ed è, insomma, riprendo la definizione del caso di supporto interno: argomentazioni persuasive e informative che possono essere utili quando si parla con i donatori suddivisi in target. Tutte le informazioni e le argomentazioni noi le otteniamo dagli incontri e dalle interviste. Noi molte cose noi le sappiamo, ma molte cose ci possono essere dette da tutti i collaboratori e tutti quelli che portano interesse nella nostra causa. La raccolta di informazioni e scelta delle persone da intervistare per farsi dire chi è l'organizzazione, quindi per definire la mission, per conoscerne i valori, la storia. Magari non arriviamo noi oggi, ma c'è una storia pregressa. Qual è questa storia? Quando è stata fondata l'organizzazione? Da chi? Cosa facevano? Perché l'hanno messa in piedi? Da dove veniamo? Cosa abbiamo fatto nel frattempo per arrivare fino ad oggi? Quali sono stati i nostri successi? Quali sono stati eventuali momenti di crisi? Abbiamo cambiato sede, abbiamo dialogato con enti, istituzioni, insomma, un po' di storie. Chi sono i nostri beneficiari? Alcuni dati. Quanti sono? Dove sono? Di che cosa effettivamente hanno bisogno? Come facciamo a trovarli? Ci vengono mandati ai servizi sociali, faccio per dire, oppure abbiamo un altro meccanismo? Insomma, chi sono i beneficiari? Diamo anche dei dati tecnici, gli organi amministrativi della nostra organizzazione. Abbiamo un segretario? Chi è? Abbiamo un tesoriere? Chi è? Abbiamo un'assemblea dei soci? Quante volte si convoca? Abbiamo un direttivo? Da chi è composto? Con quali mansioni? C'è un direttore? C'è un presidente? È un presidente operativo o è un presidente, diciamo così, che ha la firma e ha prestigio sociale? Raccontiamo un po' di queste cose. Raccogliamo anche che cosa facciamo
ovvero facciamo la raccolta dei comunicati stampa, delle comunicazioni esterne, le più recenti, newsletter, diamo conto delle newsletter, quando l'abbiamo mandata, con quali notizie. Raccogliamo in questo libro qualcosa che anche una persona esterna può consultare per conoscerci davvero per bene. La descrizione di programmi e servizi, le prove dei risultati raggiunti, i profili dello staff, le informazioni finanziarie, il bilancio, i casi di studio o testimonianze di persone che sono state aiutate, gli eventi che abbiamo realizzato, insomma tutto quanto ci caratterizza, tutto quello che abbiamo fatto. Ragioniamo anche un po', sempre qua, sulle informazioni importanti da fare attraverso le interviste, ragioniamo anche su dove siamo diretti, qual è la vision, quali sono i nostri piani strategici, gli obiettivi finanziari e gli investimenti corrispondenti se ne abbiamo. Stiamo cominciando ad accantonare perché abbiamo intenzione di comprare qualcosa. Abbiamo informazioni sui trend che potrebbero influenzare l'organizzazione. Ci occupiamo di animali, sappiamo che da qui a 2 anni il comune andrà a consorziare il servizio di canile. Come ci orientiamo? Lo consorzia qui e quindi arrivano più cani da fuori, o lo consorzia fuori e noi per andare a curare gli animali dobbiamo sobbarcarci nel prossimo futuro 50 km più di adesso? Anche questo ci può interessare. Ancora, come viene vista dall'esterno la nostra organizzazione? Le notizie che parlano dell'organizzazione, dei testimonial che magari hanno avuto a che fare con noi o che abbiamo coinvolto, abbiamo ricevuto premi, abbiamo ricevuto riconoscimenti, come siamo visti fuori? Le interviste anche con persone del cerchio più ampio ci aiutano a essere in sintonia con lo sguardo esterno, con gli occhi, il cuore e la testa del donatore. Tra le interviste non dimentichiamoci i nostri sostenitori. Facciamoci dire da loro chi siamo. Vediamo se ci siamo capiti, se noi abbiamo di noi un'immagine che è in linea con quella dei nostri sostenitori. Non è certo, non è sicuro finché non lo verifichiamo. Nella scrematura delle informazioni il criterio è quello emozionale, secondo me. Cioè, quando abbiamo tante informazioni, tra quelle più numeriche, burocratiche, fredde, che non possono essere ben comunicate, possono provare, insomma, portare a un po' di difficoltà di trasmissione, privilegiamo le informazioni che invece sono più immediatamente comprensibili, comunicabili e abbiano un peso emozionale. I freddi numeri aiutano, ma non solo i freddi numeri. Per quanto riguarda l'assemblaggio del caso interno, i 3 suggerimenti che vi do sono: mettiamo in un unico documento i dati rilevanti, facciamo corrispondere a ciascuna informazione alcune parole in grassetto o note in modo da ritrovarli più avanti, cioè sommarizziamole, non so come dire. E poi scegliamo delle categorie per ordinare tutta questa grande messe di informazioni. Alcuni suggerimenti così. Perché la nostra organizzazione sta operando proprio in quel campo lì? Da dove deriva la nostra scelta? C'è un motivo personale, privato? Che ne so, io so di un'organizzazione, hanno aperto la sezione biellese dell'associazione per la SLA, che la moglie di una persona è mancata di SLA e prima, quando era ammalata, lui ha detto ok, mi devo coinvolgere, hanno aperto una piccola sezione, sono 25 soci. C'è un motivo privato e personale. Magari può essere anche così per noi, non lo so. Ragioniamoci. Perché lo abbiamo fatto adesso? Perché adesso? Qual è il bisogno? Qual è l'urgenza? Qual è il fattore tempo che ci ha coinvolti adesso? Cosa c'è di pressante? Perché i nostri donatori dovrebbero averla a cuore? Cioè, quali sono le leve emotive? Lo abbiamo detto 100 volte, questa è la 101esima. Quali sono le leve emotive che noi possiamo spingere, su quali possiamo operare? Altra categoria, la storia dell'organizzazione, quindi lo sguardo rivolto al passato, che ha dignità di essere in qualche modo isolata e rappresentata, le radici. E poi l'ultima categoria è una roba un po' più generale sulle idee brillanti che vengono in mente ma che sono ancora da valutare. Una sorta di cassettina da cui pescare quando abbiamo un po' di impasse. Un po' di idee brillanti, potremmo, tutti i potremmo che vediamo magari di mettere insieme. Il caso interno, no? Il caso interno? Sì, pare di sì. Sì, sì, la scrittura del caso interno, sì. La scrittura del caso interno alla fine
dovrebbe avere, statistica che vale per quel che vale, 2000 parole. Non avesse un documento pletorico. Il nostro caso ha una lunghezza abbastanza codificata. Deve avere, suggerimento, deve rispondere ai criteri AIDA, cosiddetti, cioè attenzione, interesse, desiderio, azione. Cioè dobbiamo privilegiare, nel modo di scriverla, tutte le cose che destino attenzione, che abbiano un punto di interesse, che rappresentino nel donatore il desiderio di dare una mano e che lo spingano quindi all'azione. Detto così, sembra difficile da comprendere, lo capisco, però quando uno ne legge un po' o ci prova e ci ragiona un attimo, sicuramente tra una parola e un'altra parola la scelta verrà chiarificata. Giusto per dire, scrivere il caso di fundraising, che non è solo la fundraising proposition, che ne è una sintesi estrema, ma è magari una cosa appena appena più densa di contenuti, scrivere il caso di fundraising significa attirare l'attenzione dei potenziali donatori, dire qualcosa che crei in loro interesse, fare una promessa o un'offerta che stimoli in loro il desiderio e far emergere un urgente richiamo all'azione. A questo punto il suggerimento che faccio... è quello di usare alcuni accorgimenti, alcune accortezze per i nostri potenziali lettori, che potranno essere i nostri potenziali sostenitori. Un piccolo passo indietro è fare un marketing brief, cioè il riassunto delle risposte alle domande che noi immaginiamo, un riassunto delle risposte alle domande che i potenziali donatori potrebbero fare e che il caso invece deve già contenere. Cioè prevenire le domande. Se, come giustamente Valentina faceva notare, quella fundraising proposition non ti dice che cosa fanno, e quindi noi immaginiamo che uno, un sostenitore che la legge, dice vabbè, ma qua, se gli viene in, cioè, ci chiede cosa facciamo e non lo capisce. Approfondiamo. Diamo una risposta e modifichiamo il testo affinché risponda a tutte le domande che a noi stessi possono venire in mente, immaginandoci con altri occhi di essere il sostenitore, il donatore. Come detto, il caso interno non è un documento per la pubblicazione, è un documento di uso interno. Proprio perché di uso interno, però, deve essere il più funzionale possibile per aiutarci a dialogare con l'esterno. È uno strumento di supporto, non so come dire, se io è ad uso interno questo blocco di appunti, ma se avessi scritto delle cose confuse, direi a voi delle cose confuse, ammesso che già io non lo stia facendo, tra l'altro. Alcune cortesie per gli ospiti e lettori successive. Lo stile della scrittura. Cerchiamo di scriverlo in un linguaggio interessante, cioè non una roba noiosa, barbosa, pallosa, piena di parentetiche, di congiunzioni che non finiscono mai. Insomma, qualcosa interessante. E soprattutto corriamo il rischio, siccome forse chi lo dovesse mai leggerne un po' o un estratto, eccetera, magari non fa attenzione proprio a tutte le parole, tutte. Deve essere comprensibile il più possibile nella sua linea generale. Non deve essere troppo arzigogolato in questo senso. Dandogli anche un'occhiata un po' veloce, una riga sì, una linea no, si devono capire su per giù i contenuti. Anche qui, ricordo, i fatti conducono a conclusioni e le emozioni portano all'azione, quindi l'abbiamo già visto. Le tappe del tour in questo caso. Allora, il caso, il documento di caso, in qualche modo deve essere anche un ideale percorso, proprio nel testo scritto. Immaginiamo che contenga delle tappe, che io vi suggerisco, potrebbero essere, siccome scrivere questo caso significa raccontare una storia con lo scopo di portare i potenziali donatori dal punto di partenza in cui si trovano oggi al punto di arrivo che è il nostro obiettivo, la donazione, o il risultato, meglio ancora, la realizzazione del progetto attraverso la donazione, questo viaggio compiuto attraverso la persuasione del testo, della lingua, potrebbe utilmente contenere delle tappe, ovvero un messaggio di benvenuto, l'introduzione che tocca il tema della campagna di raccolta fondi cui ci stiamo dedicando,
un po' di storia dell'organizzazione, noi siamo quelli che hanno già fatto, noi siamo quelli che vengono da, oppure noi siamo nati oggi o l'altro ieri proprio perché prima non c'era niente. È comunque storia, per noi, anche essere nati proprio oggi in questo momento è storia. Un po' di filosofia della nostra organizzazione, quindi accennare quindi alla mission, ai valori di fondo. Spiegare perché oggi la mission è importante. Cosa c'è oggi di nuovo? Perché diventiamo, ci riteniamo, consideriamo noi stessi molto importanti. Raccontare dove vorremmo arrivare domani, quindi mettere qua la vision. Chiedere a questo punto ciò che serve, il denaro equivalente a il supporto in materia, eccetera, eccetera, e chiudere con gli immancabili ringraziamenti. In tutto questo è fondamentale che i donatori non siano trattati come dei semplici spettatori, ma che si sentano la soluzione essenziale al problema che l'organizzazione vuole risolvere. Insomma, devono essere spinti nella storia che si sta raccontando, invitarli a vincere insieme la battaglia per cui si sta lottando è proprio un modo giusto per coinvolgerli. Questo l'abbiamo visto 100 volte. Il livello di scorrimento è un accorgimento grafico, cioè possiamo scegliere dei colori, possiamo scegliere dei grassetti che a prima vista individuano i punti salienti, devono compiere una sorta di tour immaginario all'interno del progetto, della buona causa che noi ci stiamo proponendo di realizzare, evocando al limite delle immagini o utilizzandole, evocando dei suoni, se possibile, per rappresentare il problema è molto utile evocare il suono, l'abbiamo visto, no? Cioè il brusio di una passeggiata piena di gente che non sa che cosa fare, il rumore monotono delle macchine e della gente che chiacchiera, è un brutto suono, e il bel suono di un concerto. Lì vogliamo arrivare. Lavorare sulle emozioni anche in questo senso, sull'evocazione, gli odori, se è il caso, nelle questioni legate all'alimentazione, all'orto, eccetera, secondo me lavorare sul tema anche dei profumi, della campagna, delle verdure è interessante. Dal caso interno siamo passati, sì, scusami, forse il passaggio non era così chiaro, però il caso interno serve a noi per costruire questo caso esterno, sì, che poi è il documento grosso. Se già ragioniamo sul caso interno in ottica di, abbiamo già gli elementi, non li dobbiamo ritrovare da capo. Il momento della richiesta, quindi la fine del nostro documento, prima dei ringraziamenti, il momento della richiesta dovrebbe essere, e qua mi sono sprecato proprio in una, dovrebbe essere il culmine emotivo in cui il potenziale donatore può entrare in scena da eroe e aiutarci a risolvere la questione. Cioè noi dobbiamo preparare il terreno per l'entrata in scena con la richiesta di donazione. Pa-pam! Tu sì che risolvi, tu al nostro fianco diventi l'eroe di questa storia, di questo problema qua. Ox, mi restano 10 minuti, il tempo giusto, per 2 cose. La prima, per rispondere a qualche vostra domanda, osservazione, se c'è. Non c'è. Ah, c'è. Insomma. Siccome è sempre si tratta di chiedere, ci sono delle formule che si possono usare che diciamo predispongono in modo più favorevole il tuo interlocutore? Ci sono delle cose assolutamente da non dire, insomma, qualcosa del genere? Ma dunque, no, allora. O forse non ho sul momento una risposta perfetta e scientifica, ma non credo. In realtà la mia risposta è questa. Sì, sono in grado o sono capaci di fare il tuo lavoro, perché secondo me alcune persone sono proprio indisponenti, non riescono ad entrare in sintonia col prossimo. In sintonia con il prossimo. Questo può darsi. Però a parte però i temperamenti e i caratteri, cioè se ci sono dei piccoli accorgimenti, dei piccoli trucchi. Allora, il suggerimento... Suggerimenti ne faccio 2 e mezzo. Allora, il primo suggerimento è che il modo giusto per chiedere è chiedere alla fine di un testo che risponde a quei criteri che abbiamo visto.
Cioè, se la richiesta arriva senza aver dato sufficienti informazioni, senza essere stati chiari, senza aver presentato per bene il bisogno, senza aver identificato perché tu e non un altro merita il sostegno, eccetera, la richiesta comunque sarà poco efficace, al di là della forma con cui viene posta. Questo è il mezzo. Il primo suggerimento è leggere cosa fanno gli altri, studiare cosa fanno gli altri, perché può darsi che ci siano degli spunti interessanti. Le formule non sono poi 100 miliardi, è come ci arrivi, che è, come dire, la variabilità è come arrivi alla richiesta, ma poi la richiesta alla fine... Quindi leggere un po' di cose, diventare donatori a nostra volta, sostenere qualcuno, come dicevo anche l'altra volta, per ricevere a casa le lettere e per vedere come si comportano le altre organizzazioni, è molto utile. Tu, con una piccola donazione, con 10 euro all'anno, banalmente ricevi 10 più 10, hai 50 euro, investi 50 euro, 5 organizzazioni diverse, per tema magari, oppure tutte uguali legate al tema simili al tuo. Vedi come si comportano loro, studia le loro comunicazioni e da lì prendi spunti e il secondo suggerimento è pesa su di te la cosa. Non troppo, ma non escluderlo. Cosa funziona con te? Qual è il linguaggio, la formula che ti colpisce di più, che ti sembra più efficace, che ti spinge di più? Quella probabilmente funziona. Se è molto vicina alla tua voce, utilizzala. Analizza nei meccanismi e il perché con me funziona e quindi prova a utilizzarla. Pesa su di te una formula, come dire, in italiano normale, insomma, bisogna essere educati, utilizzare la lingua italiana correttamente, queste però sono regole generiche. Non credo che ci sia la formula per chiedere efficace, perché la risposta delle risposte è sempre una, e tu la sai. Dipende. Proprio così, dipende. Quello che funziona funziona, dipende da chi ci stiamo rivolgendo, dipende che cosa stiamo dicendo noi. Magari se siamo, che ne so, boh, adesso non voglio inventare troppi esempi, se abbiamo a che fare con la musica rock, è probabile che il nostro linguaggio sia altrettanto rock, non sia paludato, e quindi una richiesta potrebbe essere bella spiccia, concreta, immediata, una sbisata di chitarra, dico una sciocchezza. Se ci occupiamo di un'altra cosa, la richiesta potrebbe essere mille soli fioriscano, non so, queste cose un po' così. Cerchiamo di essere fantasiosi, questo sì, ecco, una cosa generale è essere fantasiosi, comprensibili, ma fantasiosi, perché anche quello ci identifica. 5 minuti di corsa, di corsissima. Eccoci qua, il crowdfunding, il grande mito del crowdfunding, no? Ok? Questa è un'infografica molto veloce che ha fatto un'organizzazione americana che in Italia ha un nome pessimo, ma che è un acronimo molto utile perché loro sono la Business Alliance, insomma, loro cosa fanno? Fanno economie locali, si occupano di economia locale, di economia di sussistenza, in particolare dell'equity model del crowdfunding, che è il terzo modello di crowdfunding che esiste, che è stato autorizzato negli Stati Uniti. Stiamo parlando degli Stati Uniti, dove c'è una legislazione diversa dalla nostra. Da noi da pochissimo è stato emanato il regolamento che avvia per legge il crowdfunding, soprattutto per lo startup di impresa, quindi è possibile farlo in Italia, perché si correva il rischio. Vi spiego il modello. Il modello di donazione... Allora, c'ho un problema. La banca non mi dà dei soldi, ma ho una buona idea di business. Come faccio a tenere denaro per avviare il mio business? Il modello della donazione, ovvero presento il mio tema, presento il mio progetto a una folla di persone, la quale mi dona i soldi che mi servono. Me li dona perché crede nella mia idea, perché li ho convinti. E me li dona senza niente in cambio, me li dona perché ci tengono a che io realizzi la mia idea e perché sono convinti che la mia idea, come io gli ho detto loro, porterà giovamento, miglioramento, eccetera, eccetera. Ci credono e investono così. Il secondo modello è il modello della ricompensa, il reward model, quello che abbiamo presentato un pochino e che è molto dedicato rispetto alle piattaforme di crowdfunding che ci sono in Italia. Cioè, ho una buona idea, la presento alla gente... La gente dice ci sto, però in cambio io gli do qualcosa. Una forma di equivalenza rispetto alla donazione che mi hanno fatto. È un'equivalenza nel senso che le quote di donazione sono differenziate anche in questo caso. E ciò che torna indietro
ha a che fare con l'idea. Non è che io voglio realizzare un concerto e ti do in cambio sacchi di mele. Voglio dire, ok? La formula dell'equity model, che è quella americana forte, che adesso in Italia si può anche realizzare per certi versi, aveva a che fare con sostanzialmente il beneficio per la comunità che derivava dalla realizzazione di questa idea. Cioè, io ho un'idea che produce business, è un'idea di business, non ho soldi, chiedo alla gente di darmeli, di darmi una quota, perché dalla realizzazione della mia idea gli torneranno dei denari, gli tornerà indietro il frutto della mia idea, ok? È un investimento equity, equo perché democratizza, non devo passare dalla banca, non ci sono tassi, eccetera, eccetera, è un investimento nella comunità perché quelli che mi danno credono che un negozio aperto a Main Street, cioè nella via principale, sia meglio che un vantaggio per la banca. Quindi siamo noi cittadini che diventiamo banca, ti diamo i soldi necessari e ci torna indietro il dividendo, diciamo, della tua azione di business. Questo è giusto per modellizzare quello che succede. Il donation model, il reward model e l'equity model. E io però mi sono posto questo dubbio. È un falso mito di progresso il crowdfunding? Nel senso, se ne parla in continuazione, ora non si può far niente senza crowdfunding, con grandissimo sproposito, perché non se ne conosce per bene nemmeno la consistenza. E vabbè, fai crowdfunding e risolvi. Moment, mica facile. Crowdfunding, ok, il concetto è interessante, ottengo da tanti, poche donazioni da tante persone, però ci sono delle regole che è necessario seguire tassativamente, cioè non è una roba che funziona perché va di moda, e anzi, prima smetterà di andare di moda, secondo me meglio funzionerà per tutti, ok? Le regole sono 5 e sono molto semplici. I progetti che si avviano al sostegno, alla richiesta di sostegno da crowdfunding, e per ora stiamo parlando di piattaforme informatiche, ok? Ma non è solo quello, perché come vedete il crowdfunding nasce dalla comunità, quindi non c'è bisogno della mediazione informatica, semplicemente lo abbiamo interpretato così perché la comunità che gira su internet è molto più grande della nostra comunità locale. In realtà noi crowdfunding dovremmo farlo fuori da quella porta, non solo su internet. Però se continuiamo a farlo su internet va benissimo, le piattaforme sono tante, funzionano, girano, ma ci sono dei problemi. I progetti devono essere molto finalizzati e con obiettivi iperspecifici. Il discorso è che il vantaggio del crowdfunding sono i tratti di forte innovazione. Personalizza il fundraising, cioè io, individuo, sposo una causa che non è mia, non la porto io in prima istanza, ma mi sta a cuore e chiedo ai miei contatti di condividere la mia passione per la causa di un'altra persona. I miei amici hanno un complesso e vogliono fare il disco. Io posso diventare un personal fundraiser, io come individuo, amico del complesso, chiedo ai miei amici terzi di sostenere la mia passione per la loro musica. Quindi tutti possiamo diventare fundraiser in questo senso, grazie al crowdfunding. Personal fundraising. Un altro esempio classico è quello delle corse, le maratone. C'è una piattaforma che si chiama... Oddio, adesso non ricordo più il nome, che figuraccia. Non me lo ricordo, che si è specializzata nel personal fundraising attraverso le maratone, le corse. Un sacco di corridori dicono: io parteciperò alla maratona del posto tal dei tali per sostenere la raccolta fondi dell'associazione per i bambini disabili. Cari amici, io correrò per voi, datemi una mano, venite con me, correte insieme a me, idealmente raggiungiamo insieme questo traguardo. Io faccio la maratona, i miei amici su internet mi danno delle donazioni e io dico: se raggiungerò tot donazioni, correrò vestito da sposa. È successo. È successo. Uno si è fatto la maratona vestito da sposa perché aveva raggiunto i 5.000 euro, eccetera. Magari si era anche portato insieme un po' di bambini con la carrozzella. Correrò spingendo la carrozzina del bambino. E l'hanno fatto. Insomma, queste cose molto carine. Il corridore che non fa il fundraiser, ma che ha una passione per una buona causa, diventa fundraiser attraverso il crowdfunding.
Però i progetti devono essere molto finalizzati e con obiettivi specifici. Sono delle cose piccole. Soprattutto non devono essere progetti che dureranno 10 anni, 7 anni, no? Delle robe più piccoline, altrimenti non funziona. Il crowdfunding non ha una capacità autonoma di portare soldi. Il fundraising sì. Chiedo, ottengo. Crowdfunding è una sorta di struttura. Non porta soldi. Così come non porta soldi internet. Il dato classico, nessuno compra una macchina su internet. Nessuno. Però il 75% delle persone sceglie il modello della sua macchina su internet. Quindi internet è utile a raccogliere fondi, ma non è il meccanismo con cui si raccolgono i fondi. È il modo per raccontare la causa, semmai. La storia del fundraising moderno è piena di luoghi comuni circa il potere magico di internet. In realtà lui non è un fine, ma è il mezzo e un canale di informazione, ma non è lo strumento della raccolta fondi. Quindi, basta vedere le differenti piattaforme, Apple, Kickstarter, produzioni dal basso, tutte quelle che volete. Andate a dare un'occhiata. Quanti progetti hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta che si erano posti? Percentuali minuscole, ridicole. Eppure tutti hanno fatto il crowdfunding. E però senza risultati, a che serve? È tristissimo vedere queste campagne vecchie di un anno che hanno raggiunto il 5, il 10%, il 15%. Che cazzo hai fatto a fare? Quindi vanno proposti progetti molto finalizzati, con obiettivi assai specifici, che alla fine raggiungano un impatto verificabile, impatti piccoli, verificabili, e non cause generali. Uno dei pezzettini dello spezzatino lo mettiamo sul crowdfunding, ma non il progetto, magari, il pezzettino del progetto. Quello sì funziona, perché fa parte di un progetto più ampio, ma è quantificabile, realizzabile, immediatamente verificabile. Le organizzazioni non sono un oggetto interessante. Mettiamo in crowdfunding SEPIC. No, SEPIC no. L'organizzazione non è un oggetto di raccolta fondi. Il pezzo di progetto sì. Mettiamo in crowdfunding i costi relativi alla realizzazione di una mostra a SEPIC. Questo sì. Ci sono organizzazioni, associazioni che dicono ok, per vivere noi ci facciamo il crowdfunding. No, non funziona così. Purtroppo non funziona. Per il popolo di internet, no, o meglio, quello del crowdfunding, le organizzazioni non sono un oggetto interessante. I progetti devono avere anche obiettivi economici molto raggiungibili. Di norma, la cifra massima da chiedere sono 10.000 euro e già siamo a livelli altissimi. Quindi funzionano molto bene in crowdfunding le raccolte più basse, 2.000, 5.000, sicuramente sì. Quelle alte non è quella la piattaforma giusta. Bisogna essere molto preparati e il progetto deve essere presentato bene, perché c'è poco tempo, la gente non ha voglia di leggere tanto su internet, figuriamoci. Quindi la presentazione deve essere breve, efficace, interessante, originale. Per essere brevi, efficaci, interessanti, originali, secondo me lo si è più facilmente su progetti più piccoli, perché essere efficaci o brevi in un progetto che ha 17 operatori, che dura un anno e mezzo, che mette insieme 500 realtà diverse, è impossibile, materialmente è impossibile se vuoi essere completo. Allora prendi il progetto piccolo, è più facile essere brevi, efficaci, interessanti, originali. Il potenziale donatore ha poco tempo per ascoltare o leggere la nostra proposta sulla piattaforma di crowdfunding, è successo a ciascuno di noi, verifichiamolo, andiamo su una, ne prendiamo una, se è scritta bene, se è scritta male, la passiamo oltre. Per di più, questa scelta, sottoposta al poco tempo, viene fatta in un luogo, la piattaforma, dove ce ne sono 10.000. E quindi la concorrenza è devastante. Se non acchiappiamo da qualche altra parte, se non acchiappiamo la sua attenzione da qualche altra parte, non ce la facciamo. Lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo anche qua, un chiaro beneficio in cambio della donazione. Fondamentale. Non deve essere per forza materiale o avere un valore economico, ma è meglio che lo sia, come abbiamo ribadito. Su questa cosa qua, il ragionamento sul grazie e basta non funziona bene, funziona più l'oggetto. Alcuni esempi li abbiamo visti. Certamente potrebbe essere simbolico, cioè non una roba che abbia l'equivalente valore economico di ciò che donano, però dobbiamo pensare a qualcosa, un oggetto che gli arriva in casa che può toccare. E poi andiamo alle parti più dure.
il crowdfunding funziona solo se c'è un ottimo lavoro di networking da parte della nostra organizzazione, dei suoi membri e di tutti quanti sono vicini a noi. Lancio la proposta di crowdfunding, ok? E poi non vado più ad alimentarla, rimane lì nel dimenticatoio. Raccoglie quei 3 giorni che ho fatto il link su Facebook e poi basta, no? Ci devo tornare tutti i giorni ad animare quella piccola comunità che si sta aggregando, è una piccola comunità che si sta aggregando intorno alla mia richiesta. Scusatemi, ma qua è impazzito l'oggetto. Quindi, ottimo lavoro di networking, coinvolgendo tutte le reti sociali alle quali l'organizzazione e i suoi membri partecipano. Parentali, amicali, reti di interesse, rete di svago, gli amici con cui vado a giocare a calcetto, le amiche con cui faccio il corso di cucina, insomma tutto. Che visione italiana che ho gli uomini del calcio, ma non sono accorto adesso. Vabbè, sono un po' stanco, scusate. Tutte le reti online, quindi sia Facebook che altri social network, che le reti offline, portarle tutte verso la piattaforma di crowdfunding. Prendiamoli tutti da tutti i lati e le portiamo dentro la nostra campagna di crowdfunding. Se non lavoriamo così non ce la facciamo. La piattaforma non trova i donatori, non li trova lei, ma è il posto dove far diventare donatore un mio contatto. Questa è la logica che deve guidare la questione di fondo. Chiaramente le reti sociali, se adeguatamente sollecitate tramite il passaparola, possono portare ulteriori contatti inaspettati. Però dobbiamo chiederglielo. Dite ai vostri amici di venire qui e di venire a vedere questo progetto qua. Noi dobbiamo fare il video, dobbiamo fare tante fotografie, nel linguaggio che dobbiamo usare, i filmini funzionano bene, le clippine, quelle funzionano alla grande sulle piattaforme crowdfunding. E quelle sono le cose che acchiappano. 40 secondi, buffo, divertente, ale e si va. Hanno acchiappato anche te, vedi? Infine, mai come nel caso del crowdfunding, vale il principio base del fundraising secondo cui le persone donano alle persone. Ovvero, la mia proposta avrà maggiore forza e capacità di coinvolgere quanto più i leader responsabili del progetto si spenderanno in prima persona per l'appello. Dobbiamo proprio qui mettere, proprio perché c'è poco tempo, poca attenzione, eccetera, dobbiamo giocare tutte le carte che abbiamo. Abbiamo un leader forte, facciamo fare a lui la clippina. Perché così anche di immagine l'impatto sarà forte. E abbiamo guadagnato. Persone a persone. Ok? Scusate se ho fatto una galoppata finale di velocità inusitata. E non ho neanche preparato una slide di commiato, mi scuso tanto e vi saluto, vi ringrazio di cuore, sono stati 2 giorni talmente belli e intensi che non me li dimenticherò, penso, fino a domani, quindi grazie davvero.